You ass! Come here, ass! Fuck! La religione te frega, ma come nessun'altra. Cioè, pensate, quando fai una domanda e dici, ma perché Cristo faceva i miracoli solo a quelli e agli altri no? Dice, no, non funziona così, La religione cattolica è mistero della fede. Perché Dio deve essere così misterioso? Non sai perché è il Ratzinger dell'occulto, che cazzo è? Funziona solo con la religione, pensateci, perché se vi venisse uno della Folletto a casa vostra e vi dicesse, che è il rappresentante? Preciso. No, sì, vabbè, scusa, un comico sono io però, se ti dispiace. Posso fare 5 minuti pure io? Grazie. Se venisse uno della Folletto a casa e vi dicesse, questo è il Folletto, guarda che bello, guarda. Questo pulisce, igienizza, toglie l'acari, costa 3.000 euro. Tu che dici? Dammi una prova. Metti in dubbio il mistero del Folletto? Lo butti dalla finestra. È giusto? Con la religione ci frega. E quindi sono cresciuto sempre con queste incongruenze. Padre Pio. Io sono cresciuto nella santità del Padre Pio, perché mi dicevo tutto, ma Padre Pio prendeva sempre le botte dal diavolo. Tutte le sere, a mezzanotte, il diavolo sta su www.padrepio.it. C'è scritto, giuro, c'è scritto, giuro. Farite. C'è scritto proprio. A mezzanotte in convento lo andava a trovare il diavolo e lo corcava tutte le sere, lunedì, martedì, mercoledì. I confratelli, no, quelli che stavano lì con lui, dicevano, mo è arrivato, mi sentiva le botte sopra, dice, mi sa che è arrivato. Nessuno mai che gli ha dato una cazzo di mano a Dio. Siamo 40, vaffanculo, no. Sa che gli sta a menà sopra. Ma la cosa bellissima è che il diavolo tutte le sere a mezzanotte andava da lui, e ho pensato, ma l'inferno, il diavolo è il re dell'inferno, com'è? È puttane, cocaina, alcol e rock and roll. È una cazzo de festa. E mi volete far credere che a mezzanotte, nel bel mezzo della festa, scusate, devo andarmi in appio. E dai, Belze, rimani, ti facciamo un pompino, io lo so, promesso, poraccio. Mi aspetta, Allora, viste tutte queste cose, io mi sono sbattezzato, è una cosa che ho fatto davvero. Si chiama apostasia. Basta mandare una raccomandata con ricevuta di ritorno al parroco della tua parrocchia nella quale sei stato battezzato e tu rompi i legami con la Chiesa Cattolica. Cioè, uno pensa, no? Ma quel legame indissolubile che il Padre Eterno ti ha dato, che te lega per l'eternità, come si potrà sciogliere? Con una raccomandata con ricevuta di ritorno. Una cazzata. Scaricata da internet. È vero. Tu la mandi, a casa mia, io sono marchigiano, vivo in provincia, è venuto a casa mia tutto il vertice ecclesiastico, è venuto il prete che mi aveva cresciuto, mi ha visto crescere, il vescovo, il cardinale, lo fanno davvero perché, questa è una storia vera, perché vengono a convincerti a non farlo. Il primo che mi parla è il prete che conoscevo da sempre, fa, Giorgio, gli uomini vivono sempre per e nelle peccato, ma con questo tuo gesto e ti allontani dalla casa e del Signore. E dico, scusi padre, ma come cazzo parli? E stai come? Giorgio! È deformazione professionale. Capisco la deformazione professionale, ma uno che lavora al telefono erotico, quando torna a casa la sera, non è che il figlio gli fa, Luca, come la vuoi la pasta? Al pomodoro? Cioè, parleranno, allora tu Giorgio, vuoi vivere sempre e nelle peccato? Con bacco, tabacco e venere, bacco, cene innaffiate da fiumi di vino, tabacco, sigarette, droghe di un tipo ogni sera e venere, donne dalle forme giunoniche con le quali tu ti congiungerai carnalmente. Stavo lì con la bava alla bocca e facevo sì tutto. All inclusive. Non riuscivo a convincere, se alza il vescovo, cioè comunque era un gradino più alto, se alza, non scontro, mi guarda, mi fa, picciotto, mi stai mancando del rispetto. Devi capire che la chiesa è la casa di tutti, è casa mia, casa tua, insomma è casa nostra. Ah, carina sta foto, chi è? Tuo nipote? Sarebbe un peccato gli capitasse qualche cosa. Lo vuoi capire?